Risparmi per 152.000 euro e 188 veicoli avviati alla rottamazione è il risultato di un'operazione di eliminazione degli sprechi avviata in Campidoglio da inizio anno, autorizzata la dismissione di 44 veicoli di proprietà che si aggiungono agli altri 144 mezzi dismessi lo scorso febbraio. In tal modo, Roma Capitale ha avuto un beneficio di oltre 150.000 euro, 91.000 euro di risparmi per spese di bollo, assicurazione e revisione, circa 61.000 euro di entrate dalla vendita del materiale ferroso ricavato dalla rottamazione degli stessi veicoli.